Direi che la notizia più grave di oggi è proprio quella che riguarda Capriano, il sito di stoccaggio di gas che è in progettazione e realizzazione da parte di una multinazionale straniera che a quanto pare ritiene che sia giusto sfruttare il territorio lombardo, bresciano, italiano come se non fosse già abbastanza sfruttato. Appunto regala con questa sentenza, con questo ok da parte di questi giudici, regala il via libera a un'opera che è dannosissima. Una serie sterminata di atti, documenti, di manifestazioni, abbiamo cercato di convincere la cittadinanza, le istituzioni, i sindaci, la provincia, la regione, il ministero che della pericolosità di questo insediamento industriale. In un'area, tra l'altro, che è soggetta sempre e comunque a rischio sismico. Non ci ascoltano, non ci hanno dato retta, a quanto pare l'ok da parte dei giudici è anche un ok dal punto di vista della sicurezza ambientale e della vita dei cittadini che abitano in quelle zone. I giudici si sostituiscono ai tecnici ambientali. E questo non possiamo far altro che prenderne atto. Ovviamente non ci si ferma qua, la questione verrà portata anche sicuramente nella prossima legislatura, sia in regione, dove speriamo appunto di avere la maggioranza, ma anche in Parlamento e quindi al Ministro, dove anche lì speriamo di avere la maggioranza, e continueremo a batterci. Intanto siamo vicini ovviamente a tutti quei cittadini della Bassa Bresciana, che stanno lottando e hanno dell'Alto Cremonese e delle altre province coinvolte che hanno lottato e stanno lottando contro questo mega impianto. L'altra notizia invece è quella dello slittamento ulteriore della bonifica, io la metterei tra virgolette, del sito Caffaro. Noi lo abbiamo sempre ribadito, la nomina di un commissario ad hoc per la cosiddetta bonifica del sito Caffaro, del sito di interesse nazionale, non è la questione rilevante, così come non è nemmeno rilevante quei 30 miliardi, quei 30, scusate, quei 30 milioni che sarebbero stanziati da questo ministro, da questo governo o meglio, per iniziare a pensare a una bonifica, perché 30 milioni di euro per bonificare il sito di interesse nazionale Caffaro a Brescia sono spiccioli, è niente, sono briciole, non servono assolutamente a nulla. Oltretutto bisognerebbe iniziare la bonifica entro il prossimo anno, il che è ancora più difficile. Se non si vuole perdere quei 30 milioni, ma la cosa più importante è che quei 30 milioni non bastano, qua serve 1 miliardo di euro, c'è uno studio che è stato fatto e ha quantificato quale potrebbe essere il costo di messa in sicurezza definitiva di tutto il sito, si arriva a una somma di quasi 1 miliardo di euro. Qua il problema vero è che manca un piano generale strutturale di bonifica non solo del sito Caffaro in particolare, ma di tutta l'area che va anche oltre al sito attuale riconosciuto, perché l'area inquinata è molto più ampia di quella che oggi viene riconosciuta all'interno del perimetro Caffaro.